Una ragazza cilentana al Grande Fratello. Parte così la sfida di Valeria Mautone, quella cioè di voler portare l'anima del Sud oltre la Porta Rossa. Accedendo al Grande Fratello, perché ho fatto il provino online, mi è andata bene, quindi visto che il Cilento negli ultimi mesi sulle prime pagine non hanno parlato di notizie belle, io la vedo come un riscatto del Cilento entrando nella Quindi casa. un'opportunità per il Cilento. Sì, per il Cilento e anche per me. Cilento è un territorio che negli ultimi anni è stato molto trascurato, quindi io spero nel mio piccolo, entrando all'interno della casa, di portare alla luce una forma di riscatto sia per me che per i cilentani. Le possibilità sono per il momento, loro portano una graduatoria dei primi 100 su 20.000 persone. Io fortunatamente, grazie anche al sostegno di tanti cilentani, di amici e di persone anche che non mi conoscono, sono undicesima almeno per il momento. Le votazioni comunque vanno avanti fino al 15 dicembre e dopo il 15 dicembre sarà il casting del Grande Fratello a scegliere chi dovrà barcare la Porta Rossa. Voglio dire al Cilento che fino ad ora mi hanno sostenuto, ragazzi, continuate a votare perché fino al 15 dicembre assolutamente ho bisogno di tantissimi voti. Essendo entrata nella graduatoria dei primi 15, non è facile scavalcare, diciamo, per entrare nei primi 10. C'è da dire una cosa molto importante, che nella graduatoria dei primi 25 sono pure l'unica donna, non solo cilentana, quindi voglio dire, piano piano, anche voi donne, datemi una mano.